Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Paoli di Brozzi, dove si sta per giocare una sfida fondamentale per la zona bassa della classifica del girone B di Eccellenza. Di fronte Firenze Ovest e Foiano, vale a dire due delle protagoniste della corsa ai play-out in questo girone B di Eccellenza, ormai arrivato al rush finale decisivo appunto per la permanenza in categoria. Comincia in questo momento il match con il Firenze Ovest in completo bianco con fregio e numerazione rossa, Foiano in completo giallo con numerazione nera, in campo da destra verso sinistra la squadra Amaranto, quest'oggi in campo, ripeto, in maglia gialla della Val di Chiana, e da sinistra verso destra invece il Firenze Ovest. Alle riprese Valerio Ricci, al microfono Andrea Labate, qui sugli schermi di TV Prato, il meglio del calcio dilettantistico della nostra regione ve lo offre sempre e solo TV Prato. Andiamo subito alla lettura delle formazioni in campo, su cui pesavano molte incertezze da una parte e dall'altra per le assenze con le quali i due allenatori hanno dovuto fare i conti in questi giorni. Firenze Ovest che schiera De Carlo, Marsella Rossi, Alicontri, Tartaglione, Zefi, Bartalozzi, Amerighi, Giannini, Berti e Tassi. Assenti e elementi importanti, a cominciare ovviamente da Tommaso Pecchioli, dal portiere Dardi, oltre a Mattia Pecchioli, al giovane Lazzari, tutti i giocatori che avrebbero avuto grandi chance di partire con la maglia da titolare, che Angiolini non ha potuto schierare. Angiolini che importa in panchina, porta con sé secondo potere Benassai, quindi Melani, Ussia, Arrighi, Samuele Verdi, Piazza, Vettori, Torrente e Lacti. Risponde il Foiano, che non ha Verdelli squalificato, non ha attaccante Pareggi a far coppia con Rufini. Queste quindi le scelte di Filippo Zacchei, l'allenatore della formazione foianese, che sceglie Goretti, Manchia, Rossi, Alabastri, Tenti, Bennati, Cacioppini, Minocci, Acatullo, Mostacci e Ruffini. In panchina, oltre al secondo potere Marcocci, trovano posto Mancini, Costantini, De Santis, Boninsegni, Noncentini, Pagliaro, Sinani e Brilli. Come detto, partita fondamentale per la zona bassa della classifica, che sarà diretta dal fischietto pisano Federico Cremone, assistito da Matteo Pacini di Empoli, assistente numero uno, quindi fra le due panchine di fronte alla tribuna dalla quale vi stiamo parlando, e Simone Paparozzi invece della sezione di Grosseto. Partita cominciata da due minuti, ovviamente risultato ancora fermo sul quello di partenza di 2-2. Siamo anche curiosi di vedere le scelte tattiche delle due squadre, visto le assenze non è che avessero molta scelta, mentre subito si accende lo scontro fra due giocatori, Bartolozzi del Firenze Ovest da una parte e mi sembra Cacioppini per il Foiano. Foiano che di solito schiera la propria squadra con il 4-3-3, vediamo quali saranno le scelte quest'oggi considerando le tante assenze. Alcuni giocatori non al meglio anche per Filippo Zacchei, come detto Pareggi non presente per problemi alla caviglia. Pareggi che reduce da un'ottima stagione nella scorsa annata, ragazzo del 2002, ex Montevarchi, quest'anno 4 gol in campionato, teoricamente attaccante titolare accanto a Rufini. Quest'oggi appunto accanto a Rufini trova posto a Catullo, che proprio due settimane fa contro il Porta Romana ha trovato i primi gol della sua stagione. Ovviamente pericolo pubblico numero uno per la difesa di Firenze Ovest è l'attaccante Cristian Rufini, ben 14 gol in campionato per il 25enne attaccante aretino. Mi sembra intanto il 4-3-1-2 per il Foiano, con Minocci nel ruolo di trequartista, con Cacioppini mezzala, Mostacci centrale difensivo, Tenti a sinistra. È stata buona palla recuperata da Amerighi, va sulla corsa a cercare Berti, entra in area di rigore, l'uscita puntuale precisa di Gerardo Goretti, uno dei più giovani della formazione del Foiano, ragazzo del 2004. Mi sembra che Cacioppini sia schierato nel ruolo di centromediano metodista davanti alla difesa, con Minocci e Mostacci, mezzale,
Anzi no, guardando la formazione del Fugliano mi sembra che sia schierata a 5 quest'oggi, invece ha consolidato delle 4-3-3. Quindi difesa a 5. Dicevamo appunto che ci aspettavamo qualche sorpresa dal punto di vista tattico. Effettivamente Filippo Zaccheri ha sorpreso molti con questo schieramento, considerando che quest'anno il Fogliano ha praticamente sempre giocato con la difesa a 4, scelta della difesa a 5, una partita fondamentale, dicevamo, con il Fogliano che non può assolutamente permettersi di perdere. Il Fogliano che è reduce da 2 vittorie consecutive in casa con la Astrigiana e Sina Lunghese, che ha sicuramente rilanciato la formazione foglianese, che in questo momento anche si scontrano Rossi e Pacatullo. Fischio del direttore di gara a favore della formazione foglianese. Dicevamo, Fogliano che precede il Firenze Ovest di 5 punti ed è 2 punti sopra la zona play-out, in questo momento occupata da appunto Baldaccio, Firenze Ovest, Porto Romano e Chiantigiana. Anche se qui, come sapete, c'è il discorso della forbice che sicuramente potrebbe incidere sugli accoppiamenti dei playoff. Intanto il lancio, i playout, tanto lancio lungo con il colpo di testa di Marseglia, rinvio un po' corto ma preda di Lucio Berti, che poi poggia da Merighella sulla corsa buona per Giannini, che va via sulla fascia destra, entra in area di rigore, va a puntare l'avversario, il cross in area di rigore, mette fuori poi la difesa del Fogliano. Poi va a recuperare Rossi, recupera Marseglia, tocco per America, palla che sfila, recupera la sfera Minocci, lancio lungo per Ruffini, attenzione Ruffini ci prova ma è uscito di De Carlo che allunga le sue braccia e fa suo il pallone, diciamo appunto della disposizione tattica del Fogliano con Cacioppini davanti alla difesa e Minocci e Mostacci nel ruolo di braccetti, di tre quarti, di mezzale. Le due punte sono a Catullo e Ruffini, quindi sicuramente un Firenze Ovest, un Fogliano più coperto. Difesa 4 invece per il Firenze Ovest, che pure mi sembra disposto in maniera diversa in questa fase, con Ali Contri al centro della difesa, Zefi e Rossi ai suoi fianchi. Tartaglione, vertice basso del centrocampo, Amerighi e Bartolozzi ai suoi fianchi. Con Giannini e Berti di punta nel 3-5-2 del Firenze Ovest, quindi atteggiamenti poi alla fine tatticamente molto molto simili per le due squadre. Ci sono due Rossi in campo che si incroceranno, visto che Rossi, Lorenzo del Firenze Ovest gioca sulla fascia destra del punto della squadra rosso-blu, mentre Rossi Francesco del 2003 si muove sull'out di sinistra del Fogliano, anche se entrambi in zona difensiva, ma teoricamente potrebbero anche scontrarsi. Calcio di punizione affidato a Marco Tenti, vice capitano del Fogliano, ex giocatore di Castiglionese e Sinalunghese. Lui che nasce terzino, poi a centrocampo, poi tornato difensore, a oggi schierato come terzo della difesa a 3. Va a recuperare intanto il pallone De Carlo. Tanto si fa sentire Matteo Angiolini in panchina, allenatore del Firenze Ovest. Palla per Zefi sull'out di sinistra, va a spingere il difensore del Firenze Ovest, prova l'imbucata verso Berti, di prima verso Amerighi, buona la giocata del Firenze Ovest che vuole chiamare Bartolozzi all'azione, allarga sulla fascia destra per l'ex Montecatini Marseglia, doppio dribbling di Marseglia, il pallone ancora per Bartolozzi, ancora di ritorno per il giocatore con la maglia numero 2, il cross, il destro di Berti che riesce a girare ma non dare troppa precisione alla conclusione. Prima nota di cronaca. Si riparte dalla linea difensiva del Fogliano con il lancio per Ruffini, attenzione Ruffini entra in area di rigore, pallone su destro ma c'è posizione irregolare dell'attaccante del Fogliano, non particolarmente convinto dalla decisione arrivata con la segnalazione di Pacini di Empoli.
rischiato qualcosa il Firenze Ovest in questa circostanza, con Ruffini che ha provato subito a mettere in campo tutta la propria velocità. Tartaglione e lui a organizzare il gioco del Firenze Ovest, si appoggia a Zefi che gli ritorna il pallone di prima. Tartaglione sulla verticale, rinvio di Manchia, poi recupera il pallone Minocci, lo perde, poi Giannini, oggi schierato nel ruolo di attaccante, la spinta, non c'è fallo secondo il direttore di gara, nonostante forse un braccio troppo alzato da parte del difensore del Fogliano Bennati. Tenti, rischia qualcosa sulla pressione di Berti, ma è con calma, gestisce il pallone con il mancino, poi lo va a servire dalla parte opposta dove Manchia lo appoggia a Bennati. Il dribbling secco di Bennati, poi la palla verso Acatullo con il fisico. Zefi lo rallenta, mette il pallone in fallo laterale. Pallone laterale già battuto per i gialli di Fogliano della Val di Chiana. Recupera il pallone Tassi, schierato quest'oggi molto esterno sull'auto di sinistra. Centrocampista ex limite Capraia, bravo a gestire ancora il pallone come sempre, ragazzo davvero interessante Leonardo Tassi del 2005, cresciuto settore giovanile della Sestese, poi al limite Capraia, pescato dal DS Mattia Duradoni, che ha sicuramente fatto un colpo importante, dimostrazione che i giocatori buoni ci sono in giro per la Toscana, basta saperli cercare. Amerighi cerca Marseglia, ancora Marseglia, bravo fra tre avversari a tornare in possesso del pallone, lo chiude però Rossi. Poi il rimpallo, la palla che favorisce l'intervento di Goretti. 2004-2003 in campo per l'11 di Filippo Zaccai con portiere Goretti del 2004, Manchia e Rossi, numero 2 e numero 3, 2004-2003 della formazione della Val di Chiana. Prova a saltare Casciopino, lo anticipa Amerighi, poi gli ruba il pallone Alabastri, lo offre a Bennati, quindi tocca per Manchia. Subito sulla verticale, Alicontri in anticipo, Tartaglione, Zefi, c'è grande pressione sui portatori di palla da una parte e dall'altra, attenzione a Tassi sul settore di sinistra, viene fermato dalla difesa del Fogliano che poi recupera il pallone con Minocci, ancora sulla verticale per Ruffini che forse in posizione irregolare, saltano di testa De Carlo e Ruffini, si sono scontrati, la botta è notevole, la botta è notevole. Forse fra l'altro era anche in posizione irregolare Ruffini sul lancio, ma lo scontro è stato molto duro fra i due volti con De Carlo che non poteva colpire il pallone con le mani essendo il pallone fuori dall'area. È stato coraggioso a colpire di testa, ma a sprezzo del proprio fisico. Problema quindi sia per Ruffini ma soprattutto per De Carlo. Firenze Ovest reduce dal buon pareggio di Pontassieve, 0-0 sicuramente confortante per la squadra allenata da Matteo Angiolini. Deve però dare continuità alla formazione del Firenze Ovest alla propria classifica, considerando la grande rimonta del Porta Romana che nelle ultime 5-6 partite ha fatto più punti di tutti e la squadra arancionera sembrava staccata dallo stesso Firenze Ovest, gli si è avvicinato molto in classifica, innanzitutto cancellando il pericolo di forbice fra la terz'ultima e la quart'ultima, ma anche rischiando di sorpassare in classifica proprio la formazione di Firenze Ovest, e nei play-out sappiamo quanto è importante la posizione, in questo caso fra terz'ultima e quart'ultima cambia il mondo, perché la quart'ultima ospiterebbe in casa il play-out con il vantaggio di 2 risultati su 3. Chiaro per squadre che così sono in difficoltà a cercare il gol come Firenze Ovest e Porta Romana, il saper di poter contare eventualmente su un pareggio per salvarsi potrebbe davvero fare la differenza. Per questo Firenze Ovest deve assolutamente proteggere almeno la quart'ultima posizione, ma vincendo oggi potrebbe anche aspirare a qualcosa di più interessante che non sia un play out. Il cross di Marseglia in area di rigore, recupera però il pallone il Fogliano con il fallo di Bartolozzi che verrà ammonito, fallo da dietro abbastanza evidente.
Caterino Giallo indiscutibile per il centrocampista del Firenze Ovest, ex Signa, Quarrata e Castelfiorentino, che ha fermato il tentativo di partenza del contropiede di Tommaso Minocci. Primo cartellino giallo dopo quasi un quarto d'ora di gioco, quando il risultato è ancora fermo sul risultato di 0-0, risultato di partenza. Sempre molto agitato in panchina Matteo Angiolini, che segue i suoi dandogli e partecipando alla partita. Se potesse sicuramente entrerebbe in campo. Più calmo invece Filippo Zacchei, ex giocatore anche del Prato nella sua lunga carriera professionistica. Lo vedete col cappellino bianco, il piumino nero sullo sfondo inquadrato dal nostro Valerio Ricci, appunto Filippo Zacchei, allenatore del Foiano. Lui che ha cominciato la carriera di allenatore. Dato il pallone in verticale per Ruffini, lo chiude Tassi, Ruffini lotta su di lui, rimpallo, favorisce ancora il Foiano col destro di Ruffini sul fondo. Posizione dubbia. Dicevamo, Filippo Zacchei partito proprio come esperienza da allenatore sulla panchina degli allievi del Foiano, che fu promosso alla guida della prima squadra nello scorso febbraio dopo la sconfitta interna per 0-2 contro il Grassina e il conseguente esonero di Andrea Benedetti, che fra l'altro da 3 settimane guida il Subiano in promozione. È stato ovviamente storico capitano del Foiano nelle ultime giornate, nelle ultime stagioni. È stato lo scontro evidente e brutto da parte di Acatullo, che va a fondare un tackle in maniera irregolare, si accende un capannello con i tifosi del Firenze Ovest che se la prendono con Acatullo, che viene ammonito per l'entrata davvero inappropriata da parte dell'attaccante del Foiano, che ha alzato decisamente troppo il gomito, forse in maniera non volontaria ma sicuramente in maniera irregolare. Volevano il rosso i giocatori e i tifosi, soprattutto del Firenze Ovest, che si sono fatti sentire. Qualche problema però per Rossi, che evidentemente ha accusato il... Non ce la fa, probabilmente non ce la fa Rossi. Problemi al volto per Lorenzo Rossi, colpito da Catullo in maniera davvero troppo violenta. Continuano le proteste da parte dei tifosi Firenze Ovest, che fanno sentire tutta la propria vicinanza qui all'Ovest. I tifosi sono sempre molto molto vicini, molto caldi, e la distanza è minima. Vediamo, che speriamo che Lorenzo Rossi possa riprendere la sua posizione, ma la botta al volto è stata notevole. Speriamo che ce la possa fare, ora si rialza Rossi. Probabilmente ha avuto un giramento di testa dalla botta precedente. Speriamo che possa riprendere il suo ruolo sulla destra della difesa rosso-blu. Ovest ovviamente momentaneamente in 10 uomini. Palla per Tartaglione, che va il lancio lungo verso Duccio Berti, ex giocatore di Lastigiana e Grassina. Difende il pallone, che però gli sfugge in fallo laterale. Tanto rientra in campo Lorenzo Rossi. Fallo laterale Amerighi in anticipo, poi Cascioppini. Tocco però è per Bartolozzi, quindi Tassi, ancora molto esterno sulla sinistra Bartolozzi. Su di lui la pressione di Minocci, Bartolozzi cerca di mantenere il possesso del pallone, ce la fa offrendolo a Tartaglione, che va subito sulla verticale, pallone dentro per Duccio Berti, ottima l'uscita di Goretti, ma c'è la posizione irregolare di Berti. Si
predica calma. Ora dagli Spalti, gli Spalti che però hanno urlato per qualche minuto sull'episodio precedente, non hanno certo contribuito a mantenere la calma dei propri giocatori. Adesso si chiede ai giocatori in campo di stare calmi, insomma, non è facile ovviamente. Il clima si è surriscaldato dopo pochi minuti. Sapevamo che doveva essere una partita molto combattuta e lottata. Lo scontro ancora a centrocampo, partita che si sta riscaldando anche troppo. Bisogna che il direttore di gara, il signor Cremone di Pisa, riprenda possesso del match, perché ogni scontro adesso rischia di degenerare. Del resto, quando c'è in palio tanto, ci si può anche attendere un agonismo elevato, ma non deve prevaricare, non deve andare oltre. Tanto mi sembra si stiano spiegando Rossi e Acatullo, speriamo che sia tutto a posto fra il giocatore con la maglia numero 3 del Firenze Ovest e il giocatore con la maglia numero 9 del Foiano. Vogliamo vedere una partita, non vogliamo vedere calci. Sulla palla Alessio Alicontri, anch'egli ex Signa come Bartolozzi. Tutto in avanti adesso il Firenze sulla battuta, Firenze Ovest sulla battuta di Alicontri, che va a cercare Marseglia, che prova a saltare più alto di Francesco Rossi. Tocco proprio del difensore del Foiano. Si fanno vedere Amerighi e Berti. Arriva anche Giannini. Tocco per Berti. Ancora per giocatore con la maglia numero 10. Quindi Tartaglione. Rossi prova a buttare il pallone in mezzo. Mette fuori Bennati. Prova a partire in contropiede, manca, c'è il fallo da parte dei giocatori di Firenze Ovest. Sono le proteste anche di Angiolini, lo vedete sullo sfondo con la felpa rossa. Sta dicendo qualcosa il direttore di gara. Partita lunga, arrivare al 90esimo in questo clima non sarà facile. Alabastri, tocca per Bennati, l'ex giocatore della Rignanese, spinge sull'out di destra. Negli ultimi anni ad Alberoro è stato uno anche protagonista con la rappresentativa regionale di Stefano Bannelli. Bennati, lui e suo fratello gemello, ai tempi appunto della Rignanese. Ancora lui, guadagna il fallo laterale. Colpo di testa è di Manchia in proiezione offensiva per Minocci. Ancora Manchia a cercare un pallone irraggiungibile. Si riprenderà con la rimessa in gioco. Andiamo a vedere intanto, mentre siamo proprio alla metà del primo tempo, 22 minuti e 30 secondi, come vedete dalla nostra sovraimpressione a cura del regista Paolo Innocenti. Dicevamo appunto quali sono le partite di questa giornata del girone B di Eccellenza. Salta bene intanto Mostacci, quella è la 13ª giornata del girone di ritorno dell'Eccellenza girone B. Mazzola Valdarbia Figline, che si gioca all'Artemio Franchi di Siena, con il Figline in vantaggio fra l'altro dopo pochi minuti grazie al gol di Vangi, dopo 6 minuti tanto per cambiare il gol di Gabriele Vangi. Poi Cantigiana Fortis Juventus, con la Fortis adesso in vantaggio per 1-0, questo è un risultato importante con il gol di Pezzati. E importante anche per Firenze Ovest e Foiano, perché sicuramente darebbe più possibilità alla quintultima di salvarsi direttamente senza i play-out. Intanto il colpo in testa all'indietro di Alabassi, preda del portiere. Poi completano il programma l'Astrigiana Sinalunghese, l'Astrigiana Castiglionese Pontassieve, Baldaccio Prato 2000 e Collegiana Zenit Prato, che sfida fondamentale in zona play-off. Ma mai da qui alla fine molte sono le partite che saranno fondamentali, visto che come detto siamo alla 13ª giornata delle 17 previste per il girone di ritorno del girone B di Eccellenza. Tanto il fallo di Giannini, calcio di punizione a favore del Foiano. Foiano che sicuramente oggi potrebbe anche accettare di buon grado un pareggio di contro il Firenze Ovest, e deve vincere Firenze Ovest, che fra l'altro fra 15 giorni ospita qui il Porta Romana in un altro e vero e proprio spareggio che la formazione di Matteo Angiolini ha a disposizione sul proprio campo in questo girone di ritorno. Già due giocatori intanto del Foiano a riscaldarsi, le vedete sullo sfondo. Fallo laterale in un attacco per il Foiano, palla per Ruffini, arriva Alicontri, poi Tassi perfeziona il disimpegno, recupera la sfera però Cacioppini. Ancora il 7 del Foiano,
tocca bene Tartaglione, quindi Marsegli, arriva la pressione su di lui di Rossi, prova a eluderla con il taglio verso il centro, poi Tartaglione con calma per Ali Contri, quindi Zefi gestisce bene il possesso del pallone alla formazione di Matteo Angiolini. Ancora Zefi, tocca per Bartolozzi, che con il ritorno di Tartaglione nella formazione titolare toschierarsi nel ruolo di tre quarti di mezzala, che è il suo ruolo classico. Minocci va a cercare il sinistro di Ruffini e la palla sul fondo di un soffio, gran sinistro da parte di Ruffini, palla che è uscita davvero di un soffio. Sicuramente l'occasione più limpida creata dal Foiano col sinistro di Cristian Ruffini a caccia della quindicesima rete stagionale. Pallone che è uscito davvero di un soffio alla sinistra di De Carlo, che non sembrava poterci arrivare. Ancora Ruffini, attenzione che quando parte fa paura, uno contro uno con Ali Contri, lo scontro fra i due, si continua a giocare con Ali Contri adesso che va a dire qualcosa a Ruffini. Però ne è messo fuori poi da De Carlo. L'arbitro però molto vicino ha fatto proseguire. Segno evidente che non c'è stata irregolarità evidentemente nell'intervento del capitano rossoblu. Però gli scontri si susseguono da una parte e dall'altra. Ripeto, è dura, lunga arrivare al 90esimo, così facendo penso sia difficile che le due squadre concludano in 11 contro 11. Se le dicono a distanza ancora Ali Contri e Ruffini, mi sembra, col direttore di gara che cerca di tenere calmi tutti, ma se non cambia modo di arbitrare penso sia difficile che la partita resti nei binari della regolarità. La partita che sta sfuggendo di mano al direttore di gara in questo momento. Speriamo che non ci siano ulteriori scontri, che si possa andare verso la fine del primo tempo con più tranquillità. Mostacci, capitano della formazione foianese, ancora Ruffini a trovare parole sul sinistro, il rimpallo poi però non gli è favorevole, poi bel colpo di testa di Bennati per Rossi. Va a servire sulla fascia destra Minocci, anzi no, scusate, Manchia. Lo chiude bene Tassi, sfida fra due giovanissimi, Manchia del 2004, Tassi del 2005. Rossi e Giannini sono le altre due quote del Firenze Ovest, quote che è un argomento di discussione abbastanza ampio ultimamente, visto l'ufficializzazione della abolizione del vincolo sportivo e di conseguenza anche probabilmente delle quote nei campionati dilettanti. Si parlava di una riduzione da 4 a 2 quote in Serie D solo in 2003-2004. Le ultime voci che filtrano però da Roma parlano addirittura di un'abolizione totale delle quote. Attenzione, il fallo di Bartolozzi, che è già ammonito. Bartolozzi è già ammonito e rischiato grosso in questa occasione il centrocampista del Firenze Ovest per il fallo su Minocci. Rischiato tantissimo Bartolozzi, che era già ammonito. Ci poteva stare obiettivamente il cartellino giallo per il centrocampista rossoblu. Bisogna riprendere la calma da una parte e dall'altra. Ripeto, la partita è molto molto lunga. Non si può rischiare di rimanere in 10 nel corso della prima frazione. Calcio di punizione a favore del Foiano. Palla che esce male, De Carlo che va a scontrarsi con un giocatore del Foiano, ma era uscito malissimo De Carlo. Aveva completamente sbagliato i tempi dell'uscita il portiere del Firenze Ovest. Per sua fortuna la difesa del Firenze Ovest poi ha liberato. Poi è arrivato anche un fischio a favore della difesa
rossoblu, con De Carlo che era uscito malissimo, sbagliando completamente i tempi. Alla fine si era scontrato, credo, con Bennati. Ancora una botta per De Carlo, quest'oggi non fortunato il portiere delle Firenze Ovest. C'è la seconda volta che va a richiedere l'intervento da parte dello staff sanitario. Due ammoniti finora a Catullo e Bartolozzi, ma è una partita molto molto calda, molto molto nervosa da una parte e dall'altra. Tanta ripresa a posizione verticale Bennati, il difensore del Foiano che torna nella sua posizione, ancora a terra invece Andrea De Carlo, il portiere del Firenze Ovest, arrivato nel 2021, ha esperienza nel settore giovanile dell'Empoli, poi mezza stagione a Ponsacco, quindi una stagione in Serie D nel Real Forte Querceta, e dal 2021, come detto, al Firenze Ovest. Quest'anno si è giocato la maglia titolare spesso con il giovane e sorprendente Daddi, Andrea Daddi, portiere del 2004, una delle più liete sorprese del campionato del Firenze Ovest. Daddi che ha qualche problemino fisico, dovrebbe poter rientrare nei prossimi giorni, ma mai più di un mese che non è a disposizione. De Carlo che intanto ha ripreso la propria posizione verticale, quindi all'interno della porta delle Firenze Ovest, quando siamo giunti alla mezz'ora, anzi 31esimo minuto di gioco del primo tempo. Risultato sempre fermo sullo 0-0, anche se sono successe tante cose in questa prima mezz'ora di gioco. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore della formazione rossoblu, ripeto, oggi in completo bianco con numerazione Fregi Rossi. De Carlo, colpo di testa di Amerighi, cercato da De Carlo proprio sul calcio di punizione. Bennati, ma il pallone è già uscito. Fallo laterale per il Firenze Ovest in zona d'attacco. Matteo Angiolini che chiama alla proiezione offensiva tutti i propri uomini. Fallo laterale battuto da Denis Zefi, da Matteo Zefi, scusate. Poi rinvio da parte di Mostacci. Rossi senza rischiare, si appoggia a De Carlo. Va a cercare il pallone sulla fascia per Bartolozzi, lo anticipa Rossi, ancora Bartolozzi a caccia della sfera. Non c'è fallo, si continua a giocare, ancora Rossi. Poi Marseglia. Pallone complicato per Berti, l'anticipo è di Tenti che non vuole sprecare il pallone, cerca di servirlo per Mostacci, l'anticipo di Bartolozzi in gioco pericoloso. Fallo in gioco pericoloso, evidente anche in questo caso da parte di Bartolozzi, che ripetiamo deve stare molto molto tranquillo, ammonito già due volte, protagonista di due falli. Tifosi del Foiano qui presenti al Paoli di Brozzi si fanno sentire a sostenere la formazione Amaranto, come detto reduce dalla vittoria nel maestoso, come viene chiamato in Val di Chiana, il derby fra Foiano e Sinalunghese. Ha vinto anche il mercoledì precedente il recupero contro la Lastrigiana, 6 punti in due gare che hanno rilanciato la formazione di Filippo Zaccai, che dopo la sconfitta di Firenze contro il Porta Romana era piombata in piena zona pericolo, sempre stata un po' in linea di galleggiamento il Foiano. Attenzione a Catullo, intanto prova a saltare Rossi, lo chiude Tartaglione, resta in zona d'attacco il Foiano. C'è Mostacci, capitano del Foiano, che chiama i suoi compagni ad alzare il ritmo. Mostacci, tanti problemi fisici per lui quest'anno, raramente è potuto essere a disposizione nel pieno delle proprie possibilità, mai abbassatosi nel ruolo di centrocampista, lui che nasce però come attaccante. Pallone verso l'area di rigore, palla che sfila, poi Rossi di testa, prova ad allontanare, proprio Mostacci a caccia del pallone, forse tocca il pallone con un braccio, sì, abbastanza evidente
l'irregolarità del capitano foianese. Calcio di punizione a favore del Firenze Ovest quando sono 34 i minuti di gioco del primo tempo, 11 minuti al termine di un primo tempo che vedrà sicuramente anche un corposo recupero per l'infortunio a Rossi, per il doppio intervento dello staff sanitario del Firenze Ovest su De Carlo. Ci attendiamo quindi almeno 3-4 minuti di recupero in questo primo tempo. La lunga battuta di De Carlo, si va a cercare Zefi che fa sfilare verso Tassi. Tassi che gioca sul filo del fallo laterale e si porta il pallone oltre la linea bianca. Bennati. Niente, cala la luce qui a Brozzi. Giornata plumbea quest'oggi a Firenze. Non piove, nonostante le previsioni avevano messo acqua per tutto il giorno. Caccia del pallone inutilmente. Cristian Giannini, spesso utilizzato nel ruolo di esterno di centrocampo nella 3-5-2 del Firenze Ovest, oggi per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile di Fiorentina, Prato e Livorno. A disposizione proprio un ruolo di attaccante che è quello svolto appunto a livello di settore giovanile. Tanto si danno fastidio Ali Contri e Zefi, attenzione ad Acotullo, entra in area di rigore, si allunga però troppo il pallone, stavano per fare una frittata importante Ali Contri e Zefi, una frittata da 12 uova perché rischiava davvero di lanciare Acotullo solo davanti al portiere. Si riparte proprio da Zefi, ancora problemi adesso per Acotullo. Con Zefi che mette il pallone in fallo laterale. Ancora problemi, ancora un intervento probabilmente dello staff sanitario. Eccolo qua. E si allunga inevitabilmente quello che sarà il recupero di questo primo tempo. Angiolini che va a richiamare proprio la linea difensiva. Un errore commesso dai propri due difensori più esperti, vale a dire il 91 Ali Contri, il 94 Zefi. Mentre segnaliamo il vantaggio anche della Baldaccio Bruni sul Prato 2000 e soprattutto il vantaggio della Zenit Prato a Colle. Risultato importante in chiave playoff. In una corsa playoff che si annuncia ancora più appassionante davvero in questo finale con tanto equilibrio. Figline che vincendo oggi con la sconfitta della Collegiana si potrebbe a più 10, è davvero a un passo matematico dalla Serie D la formazione giallo-blu allenata da Stefano Tronconi, nonostante tutto quello che è successo l'estate scorsa, nonostante la situazione in cui il Figline si era ritrovato il 20 d'agosto, davvero un'impresa clamorosa quella della società del Valdarno fiorentino. Bartolozzi tanto allarga a Marseglia che ha spazio davanti a sé, lo va a rallentare Mostacci, il tocco è per Berti, spalle alla porta per Duccio Berti, attaccato da due giocatori avversari, muove il pallone ma non ha grandi spazi, prova il dribbling su Mostacci, poi va a suggerire il pallone per Marseglia che lo tiene in campo, prova il cross Marseglia. La palla rimpallata, salvata dalla difesa del Foiano che evita anche il calcio d'angolo. Poi Rossi. La punizione da 20! Fallo laterale per la formazione ospite. La posizione complicata sicuramente, lo intravedete con le tribune del Paoli molto vicine al campo che delle volte complicano la visuale dello spettatore e sicuramente complicano il lavoro del nostro Valerio Ricci, che però è un fenomeno perché è della squadra di TV Prato, quindi riesce a inquadrare il giocatore del Foiano Rossi a rimettere il pallone, poi Acotullo, c'è Ali Contri però da solo, lo tocca verso De Carlo, il pallone è un po' corto, palla che rimbalza in maniera irregolare sul terreno gibboso del Paoli. Zefi però con calma lo rispedisce verso De Carlo, la battuta sbagliata di De Carlo, a tartaglione per Bartolozzi, si salva il Firenze Ovest, è una situazione complessa quando stiamo per entrare nei 5 minuti finali del primo tempo, ma ripeto ci sarà un corposissimo recupero
rimpallo verso Giannini, forse fallo di Bennato, si continua a giocare. Questi sono falli che si potrebbero anche fischiare, a mio parere, visto anche la piega che sta prendendo la partita. Bartolozzi, controllo non perfetto, deve girare per Rossi, che supera la linea mediana del campo, alza la testa, prova la battuta dall'altra parte dove sale Tassi, vicino a lui Amerighi. Si accontenta del fallo laterale, poi il Firenze Ovest lo batte velocemente per Bartolozzi, attenzione perché è pericoloso nei 16 metri finali Bartolozzi, il cross di Tassi, ancora la respinta della difesa del Foiano, palla che resta buona, poi manca di testa, giustamente anticipa Tassi, troppo morbido nell'occasione l'11 del Firenze Ovest, poi fallo parte di Giannini, calcio di punizione a favore del Foiano, che adesso allenta un po' la presa della formazione di casa. Questo calcio di punizione dalla tre quarti difensiva, mentre adesso sono tre i giocatori del Foiano a riscaldarsi. Problemi fisici da qua e di là, e abbiamo visto anche nella fase di presentazione del match, quando abbiamo raccontato le formazioni scelte dai due allenatori, delle tante assenze da una parte e dall'altra, che non permette sicuramente grandi scelte ai due allenatori nel corso del match. Intanto calcio d'angolo concesso da Ali Contri al Foiano, è il primo corner della partita, che giunge all'altezza del 41esimo minuto di gioco della prima frazione, con il risultato ancora fermo, cristallizzato sullo 0-0 di partenza. Grande assembramento in area di rigore rosso-blu, attenzione Bennati è completamente libero, colpo di testa di Bartolozzi, mette fuori, poi Rossi ributta il pallone nel mezzo, ma è un calcio d'angolo non sfruttato da parte del Foiano, perché Bennati era completamente libero al centro dell'area di rigore delle Firenze Ovest. Ci ha messo un po' troppo Minocci a battere questo calcio di punizione, ad accorgersi del movimento del proprio compagno di squadra, e l'azione è così sfumata. Proprio Bennati adesso va a colpire di testa, recupera il pallone Amerighi, sbaglia il tocco, anticipo ancora di Bennati, poi si lotta a centrocampo Minocci, prova la verticalizzazione verso Ruffini, chiude bene però Zeffi, l'ex giocatore della Chiantigiana, va a servire Rossi, un pallone difficilissimo, ci pensa Marseglia ad aiutare il proprio compagno di squadra e poi ripartire da capitano Ali Contri. Battute finali di questo primo tempo, tanta tensione in campo e sugli spalti per una partita che potrebbe davvero risultare decisiva. Abbiamo detto che il Foiano si potrebbe anche accontentare del pareggio, ma la vittoria oggi il Foiano praticamente metterebbe in cassaforte la permanenza in categoria. Tanto al rinvio giovane portiere Goretti Gerardo, che con Marcocci, Scali e Bonanni si divide il ruolo di portiere, tutti portieri giovanissimi per il Foiano quest'anno. Competenza di Zeffi, che mette il pallone in fallo laterale davanti alla panchina occupata dallo staff foianese. La battuta ancora Bennati. Tocco per Minocci, si muove bene Minocci come sempre nel trattare il pallone, pallone per Rossi, prova addirittura il sinistro da lontano Rossi, e De Carlo in qualche modo mette il pallone sul fondo. Francesco Rossi, difensore nato il 5 maggio 2003, ex allievi elite del Montevarchi, ha rischiato davvero il gol con questo tiro al 43esimo. Calcio d'angolo per il Foiano dal settore di sinistra, tutti molto lontani, i giocatori del Foiano partono molto lontani per cercare probabilmente di battere sullo scatto i difensori del Firenze Ovest. Pallone sul primo palo, mette fuori Tartaglione, poi si va a cercare la corsa di Tassi, l'anticipo di Tenti, che poi va a calciare lontano con i giocatori attaccanti foianesi in posizione irregolare, quindi non hanno potuto seguire l'azione. Si va a parte ancora con il rinvio da parte di De Carlo,
Attendiamo anche la segnalazione di recupero ormai imminente, visto che ci avviciniamo al 45esimo minuto di gioco del primo tempo. Competenza di Cascioppini, poi Minocci. Prova a saltare Amerighi, affonda il tecolo Amerighi, c'è cartellino giallo anche per il giocatore con la maglia numero 8 del Firenze Ovest. Anche in questo caso mi sembra decisione sacrosanta da parte del direttore di gara. Credo siano 4 i minuti di recupero che verranno concessi dalla terna arbitrale, quest'oggi in maglia verde petrolio. Confermo, arriva la segnalazione del dirigente accompagnatore di Firenze Ovest Matteo Ademollo. 4 minuti di recupero. Sulla palla Bennati, si va a cercare a Catullo, poi Tassi, ancora Minocci, il cross sul secondo palo dove non ci sono giocatori del Foiano. Il via un po' corto di Marseglia, lo perfeziona Bartolozzi, pallone che potrebbe essere buono per Berti, che guadagna comunque fallo laterale, battuto velocemente proprio per Bartolozzi. Tra due avversari gli ruba il pallone Mostacci, non c'è fallo, poi a Catullo lascia sfilare per Rufini. Che quando parte Rufini è pericolosissimo, tocca in verticale per Acatullo, posto di altra volta telefonato, intervento da parte di Rufini, corteggiato nel mese di dicembre dal Figline che lo voleva a tutti i costi. Foiano però ha resistito alle sirene della formazione prima in classifica che voleva Rufini per completare il proprio organico. Poi come abbiamo visto non ce n'è stato bisogno, perché Figline campionato lo ha comunque dominato e Rufini è rimasto alla corte di Filippo Zacchei, fondamentale nel portare la formazione Amaranto verso l'obiettivo stagionale che è quello della permanenza in categoria. Fallo laterale intanto battuto dal Foiano, intervento di Amerighi, tocco per Giannini, anticipato la difesa del Foiano, poi rinvio di Mostacci, c'è Rossi in anticipo, è solo Rufini in attacco per il Foiano in questo momento. Poi Mostacci, fondamentale il suo apporto fisico in mezzo al campo per la formazione Amaranto. Poi Marseglia va a cercare ancora la verticalizzazione verso Giannini, che forse commette fallo, si continua a giocare. Arriva Bennati in soccorso di Alabastri, che era stato saltato dal 9 di casa. Poi Minocci, Mostacci alza un campanile, tartaglione. Poi Berti anticipa Cascioppini, un po' molle nella circostanza. Amerighi, arriva la sua posizione di Tassi, il destro di Amerighi sul fondo. C'è un giocatore del Foiano, del Firenze Ovest a terra, ma Marseglia. Non c'è irregolarità secondo il direttore di gara, va a protestare agli contri. Mentre se ne sta andando anche il terzo dei 4 minuti di recupero, con il direttore di gara che sembra spiegare al capitano del Firenze Ovest non c'è stato nessun tipo di irregolarità. Questa perlomeno è l'interpretazione della terna arbitrale. Si riprende quindi a giocare, Marseglia riprende la sua posizione sulla fascia destra della formazione rosso-blu. A rinvio il giovane Goretti. Eccolo qua, il rinvio del portiere del Foiano, palla che spiove nei pressi della linea mediana del campo, prolunga Manchia verso Acatullo, pallone però imprendibile per l'ex giocatore di Baldacci Certaldo. Zeffi per Tartaglione, di prima subito verso Berti, recupera Alabastri, punto di riferimento difensivo della formazione del Foiano. Poi Bennati in anticipo, Mostacci cerca di addomesticare un pallone complicato, va a servire sulla corsa Manchia, ma c'è Zeffi che difende bene l'uscita del pallone. Se n'è andato anche il quarto minuto di recupero, vediamo se ci sarà qualche secondo ulteriore oppure se Cremone di Pisa fischierà la fine di questa prima frazione. Eccolo qua il rinvio di De Carlo,
fischio in bocca per il direttore di gara che fischia la fine del primo tempo. 0-0 il risultato fra Firenze Ovest e Foiano dopo 49 minuti di battaglia. Lina che può tornare alla regia, ci sentiamo per la ripresa. Un rinnovato buon pomeriggio dallo stadio Paoli di Brozzi, dove si sta giocando per la 13ª giornata del girone di ritorno di Eccellenza Girone B, la sfida fra Firenze Ovest e Foiano. 0-0 il risultato alla fine del primo tempo fra il Firenze Ovest, che in questo secondo tempo si muoverà da destra verso sinistra secondo il nostro vostro punto di osservazione, e il Foiano in completo giallo da sinistra verso destra. Questi secondi 45 minuti di gioco, mi sembra a una prima occhiata nessun cambio per le due formazioni. Quindi andiamo nuovamente alla lettura delle formazioni in campo con il Firenze Ovest che gioca con De Carlo, Marseglia, Rossi, Aliconti, Tartaglione, Zefi, Bartolozzi, Amerighi, Giannini, Berti, Tassi. Comincia in questo momento il secondo tempo, secondo il 3-5-2, stesso schema del Foiano che oggi ha scelto la difesa 5 pur avendo utilizzato sempre la difesa 4 in campionato. Anche per le ridotte dimensioni del terreno di gioco ha provato appunto la difesa a 3. Queste scelte di Filippo Zaccai, allenatore del Foiano. Goretti, Manchia, Rossi, Alabassi, Tenti, Bennati, Cascioppini, Minocci, Accatullo, Mostacci e Ruffini. Arbitro dell'incontro sono Cremone, la sezione di Pisa, assistente da Pacini di Empoli e Paparozzi di Grosseto. Primo tempo sicuramente più pericoloso il Foiano rispetto alla Firenze Ovest, è una partita molto molto equilibrata in cui può succedere di tutto, partita molto nervosa nel corso del primo tempo con tanti interventi anche oltre il normale agonismo fra le due formazioni, con entrambe le squadre che hanno, anzi Firenze Ovest ha due ammoniti, uno il Foiano, ma entrambe le squadre, dicevo, hanno rischiato di rimanere in 10 uomini. Il Foiano ha rischiato per l'ammunizione arrivata ad Accatullo per l'intervento su Rossi, che poteva anche arrivare cartellino rosso, e Bartolozzi già ammonito, ha commesso un fallo in mezzo al campo passibile sicuramente di ammunizione, quindi avrebbe dovuto lasciare il campo se il direttore di gara avesse fischiato, avesse concesso un altro cartellino giallo. Così non è stato, quindi squadra ancora in 11 uomini, pallone per Giannini che è in posizione irregolare. Dicevamo appunto le due squadre che hanno rischiato entrambe di finire in 10 uomini. Non è stato di questo avviso Cremone di Pisa, che l'impressione è stata che nel primo tempo abbia un po' perso il bandolo della matassa, non nel commettere errori ma non nel sapere tenere in pugno una partita assolutamente decisiva per la zona bassa della classifica. Rinvio intanto di Goretti. Minocci, sicuramente il giocatore con la maggior qualità nella formazione del Foiano, per l'appunto mi smentisce immediatamente portandosi il pallone in fallo laterale con un errore per così dire non forzato. Matteo Angiolini, che è subentrato all'11ª giornata dopo la sconfitta casalinga contro la Zenit Prato il 1° novembre. Subentrato a Marco Guidi, una delle prime partite fu proprio il pareggio di Foiano all'andata, guarda che ha pareggiato molto il Firenze Ovest che fatica a trovare i gol della vittoria, ma che è reduce da due vittorie consecutive in casa con Prato 2000 e Fortis Juventus. Avvio sbagliato da parte di Alicontri. Fallo laterale a favore del Foiano in settore d'attacco. Ancora Minocci. Il rimpallo è per il Foiano, ma c'era un rimpallo abbastanza evidente sul giocatore ospite. Non è di questo avviso il direttore di gara, sia pure molto vicino. Si arrabbia Matteo Angiolini. Pallone verso l'area di rigore. Rossi al rinvio. Poi Giannini. Ameriga allarga a sinistra dove però non c'è nessuno. Resta quindi in zona d'attacco il Foiano, che ha cominciato decisamente meglio questo secondo tempo. Arriva Bennati a battere questo fallo laterale.
in zona attacco per la formazione Amaranto, ripetiamo, oggi in completo giallo, seconda maglia della formazione della Val di Chiana. Ancora Bennati a Catullo, pallone di ritorno ancora a Catullo, prova a entrare nella rigore, lo chiude Tassi, poi Tartaglione a recuperare il pallone, poi è Bennati in posizione di ala destra, viene fermato ottimamente da Tassi, poi c'è il fallo abbastanza evidente di Cacioppini che viene ammonito, cartellino giallo anche in questo caso indiscutibile ai danni di Jacopo Cacioppini, centromediano del 97, centromedista grintoso che ha vinto la promozione con la Castiglionese l'anno scorso dopo aver iniziato nel Terontola, ha giocato con Siena ed Arezzo, poi 3 anni a Cortona, quindi Castiglion Fiorentino con la vittoria del campionato l'anno scorso, è arrivato a Foiano quest'anno, fra l'altro è il match che attende il Foiano visto che domenica prossima il Foiano, dopo il derby con la Sinalonghese, giocherà il derby contro la Castiglionese. Partita sempre molto sentita. Attenzione a Giannini, sinistro da fuori, non riesce a incocciare nel miglior dei modi il pallone. Con il portiere che era un po' fuori dai pali, sicuramente poteva essere un'occasione importante questa per il Firenze Ovest, che nel primo tempo non è quasi mai stato pericoloso. Sicuramente più pericoloso, dicevamo, nel corso del primo tempo il Foiano rispetto al Firenze Ovest, che a parte un'occasione dopo pochi minuti con Berti non è mai riuscito a entrare nell'area di rigore del Foiano, che si è difeso sempre con grande ordine, la difesa guidata da Gabriela Labrasti, centrale difensivo con la maglia numero 4, di grande esperienza, difensore del 95. Umbro, visto che è originario di Terni, ha sempre giocato praticamente nella regione Umbra, da quest'anno in Toscana, lui che è cresciuto nel settore giovanile della Ternana, poi Massa Martana, e appunto come detto quest'anno è il riferimento difensivo della formazione del Foiano, che adesso si deve difendere, prova a buttarsi in avanti adesso il Firenze Ovest, con l'ottima chiusura però di Rossi su Marseglia. Pallone che picchia sul pallone dei campi da tennis accanto qui in via Lombardia della Polisportiva Firenze Ovest. Polisportiva nel vero senso della parola, visto che si svolgono vari sport qui a Brozzi. Bennati di testa va a recuperare Bartolozzi, che è un po' indeciso sul da farsi, serve Alicontri che va a cercare Tassi di testa verso Berti, poi Giannini può calciare il destro di Giannini, pronto la chiusura della difesa del Foiano, poi Tartaglione, quindi Bartolozzi, ancora a sinistra per Tassi che guadagna fallo laterale, resta quindi in zona attacco il Firenze Ovest, che spesso e volentieri nelle ultime partite nel secondo tempo ha giocato meglio dei primi 45 minuti, a testimonianza di una capacità atletica importante ma soprattutto di una grinta, di una concentrazione notevole. Proprio Giannini, siamo in area di rigore, la chiusura di Bennati per il primo corner a favore del Firenze Ovest, sostenuto dai propri tifosi. Calcio d'angolo che sarà battuto dall'ex giocatore di Pro Livorno Sorgenti, San Donato Tavernelle Alienese Tartaglione, giocatore livornese trasferitosi nel Fiorentino a settembre, è subito messo sotto contratto dalla formazione rossoblu. Ecco il suo corner, palla che sfila sul secondo palo, salta Alicontri, poi Zefi, il sinistro di Tassi e poi il rimpallo e la palla che si salva, è in Foiano che si salva. A migliore occasione, come sempre pericolosa sui calci piazzati il Firenze Ovest. Ancora corner quindi per il Firenze Ovest, come detto sempre molto pericoloso su questi calci piazzati, parte ancora Alicontri, poi la palla che resta lì per Berti, richiede calcio di rigore il Firenze Ovest, continua a giocare Bartolozzi su destro sul fondo. Le proteste da parte dei giocatori del Firenze Ovest, arbitro molto vicino, onestamente non abbiamo visto. Due corner e due volte pericoloso il Firenze Ovest, che su queste occasioni con saltatori come Alicontri, Zefi e Amerighi
è sicuramente una delle squadre più pericolose del campionato su questi fondamentali. Fogliano che ha sofferto negli ultimi due minuti con queste, in queste circostanze. Firenze-Ovest che fa fatica a entrare nell'area di rigore avversaria, ma quando guadagna un calcio d'angolo sa far paura agli avversari. Firenze-Ovest che negli ultimi minuti sembra aver guadagnato non solo metri ma convinzione. Bartolozzi allarga bene a sinistra per Tassi. Ancora uno contro uno di Tassi che va via in velocità, il pallone sul mancino, il cross basso verso Giannini, la chiusura di Bennati, sarà ancora calcio d'angolo, sarà ancora sofferenza per il Fogliano. Con Filippo Zaccai che va a sostenere i suoi, chiede massima concentrazione ovviamente perché in queste occasioni, lo ripetiamo, il Firenze Ovest è pericolosissimo. Dice attaccati, attaccate gli attaccanti, li vuole Filippo Zaccai. Calcio d'angolo che parte dal settore di sinistra. Arrivato il fischio del direttore di gara, la battuta Bartolozzi. Si allontana Tartaglione. Ecco Bartolozzi, palla sul secondo palo, esce il portiere, palla che resta lì, attenzione a Rossi che viene però battuto da Manchia che può scatenare il contropiede del Fogliano, ma è solo. Arriva la chiusura di Giannini che guadagna fallo laterale. Tanto zoppica vistosamente Alabastri. Vediamo se potrà continuare il match. Sarebbe una perdita fondamentale ovviamente al centro della difesa. Attacca adesso il Firenze Ovest, sbaglia il controllo Marseglia. Ma ripetiamo, da 5-10 minuti. Ma c'è da 5 minuti. La partita sembra aver cambiato un po' inerzia. Adesso il Firenze Ovest sta attaccando con maggiore continuità, soprattutto con maggiore convinzione. Un primo tempo un po' da spettatore per la squadra di Matteo Angiolini, che però ha fatto paura al Fogliano con qualche occasione sui calci d'angoli. Adesso prova a reagire la formazione aretina con Bennati. La lunga battuta di Bennati verso la rigore, chiude agli contri, poi salta Bennati, forse con un braccio, si continua a giocare. Manchia il pallone di esterno in area di rigore, libera Rossi, poi Amerighi, un po' molle Amerighi, attenzione Mostacci gli ruba il pallone ma si salva tutto Rossi. Proprio Rossi guida il contropiede con questo lungo lancio, troppo lungo per Giannini. Adesso le squadre si sono allungate. Secondo tempo decisamente più divertente rispetto al primo tempo. Sembra anche un po' più calmata la situazione a livello proprio comportamentale da parte delle due squadre. Vediamo se si riuscirà ad arrivare in fondo. Attenti, scusate Rossi, poi forse commette fallo. Si muove Berti sull'auto di destra, lo ha a chiudere Tenti. Raddoppio di marcatura da parte delle Fogliane. Tocca per Marseglia, poi bravo però Cascioppini a recuperare un gran pallone. Minocci, poi per Cascioppini, si allunga troppo il pallone ma c'è un fallo a favore del Fogliano. Ci poteva stare anche il cartellino giallo onestamente per Berti in questa occasione. Manca qualche cartellino obiettivamente nella gestione di Cremone di Pisa, da una parte e dall'altra. Non una grande direzione arbitrale finora da parte del fischietto pisano. Tenti con il suo solito mancino molto preciso a cercare Ruffini che punta Rossi col fisico, Rossi lo ferma, poi Marseglia, Tartaglione, ancora Rossi con calma, il Firenze Ovest cerca di uscire da una situazione complicata, finisce col perdere il pallone. Regala questo fallo laterale in zona d'attacco all'altezza del 13° minuto di gioco della ripresa al Fogliano. Ruffini si porta il pallone sul destro, cerca forse lo spazio per il tiro, poi alla fine non fa né un tiro né un cross. Si lamenta forse anche per
il terreno di gioco che obiettivamente è un po' pieno di buche. Andiamo a vedere quali sono intanto i risultati parziali dell'eccellenza della Girone B. Lo facciamo come sempre con almanaccocalciotoscano.it, che tutte le domeniche vi offre in diretta gli aggiornamenti sui campionati Serie D eccellenza e promozione con formazioni e marcatori. Poi rinvio di Alicontri completamente sbagliato. Diciamo questi risultati: Mazzola Figline 1-1, Chiantigiana Fortis 1-1, Sina Longhese Lastrigiana 0-1, Castiglionese Pontassieve 0-1, Valdaccio Prato 2000 3-0 e Colligiana Zenit 0-1. Quindi tanti pareggi in questa giornata, tredicesima giornata di domenica 19 marzo. Tartaglione prova a guidare il contropiede del Firenze Ovest, gli viene rubato il pallone da Bennati, bravo poi a offrirlo a Minocci, troppo laterale però il tocco di Bennati che va a chiedere scusa al proprio compagno. Fa laterale per il Firenze Ovest alla battuta Zefi, corta verso Bartolozzi, poi rinvio Zefi che libera la propria metà campo, poi Alabastri di testa, offre il pallone a Francesco Rossi, su di lui la pressione di Berti, ma il pallone è buono per Ruffini, ancora uno contro uno con Rossi che gli tocca il pallone, poi Bartolozzi, pallone sbagliato da parte di Bartolozzi, ancora Ruffini, ancora rinvio di Rossi. Diciamo che i rinvii non sono proprio la cosa migliore che la difesa del Firenze Ovest riesce a fare. Molto brava nelle chiusure, molto brava sui palloni alti. Sulla gestione del pallone qualche volta sicuramente si potrebbe fare meglio da parte della formazione di Brozzi e Peretola, che anche in questo caso ha regalato il pallone al Foiano. Foiano che lo utilizza con questo fallo laterale battuto da Rossi, poi Minocci. Tempo per cambiare gioco, se vendo Bennati sul settore di destra non rischia Bennati, riparte da Alabastri, ancora Bennati, la pressione su di lui di Giannini, poi arriva Bartolozzi che mette il pallone in fallo laterale. Il laterale battuto velocemente verso Cascioppini, tocco buono di Acatullo per Manchia, il cross è troppo sul fondo. Due giocatori a scaldarsi per il Foiano, uno per il Firenze, due anche per il Firenze Ovest, che sicuramente in panchina due giocatori come Torrente e Lacti che possono cambiare anche il corso del match. Panchina giovanissima per il Foiano, come del resto per il Firenze Ovest, ormai siamo abbastanza abituati, chissà se queste cose cambieranno nella prossima stagione quando si vocifera verranno tolte le quote dopo l'abolizione del vincolo sportivo. Minocci, poi Tartaglione, quindi Cascioppini per Acatullo, spinge Manchia sul settore di destra, chiude Tassi, ma arriva Acatullo in suo sostegno, entra in area di gol Acatullo, pallone sul mancino, il pallone per Minocci, l'uscita di De Carlo, c'era anche fuorigioco poi sul tocco di Minocci. Più tecnico sicuramente il Foiano rispetto al Firenze Ovest, ma non è facile bucare la linea difensiva del Firenze Ovest, molto organizzata. Tanto Amerighi, tocco per Marseglia, arrivava di gran carriera, lo chiude però Mostacci, quindi Minocci, vediamo cosa inventa Minocci, salta Tartaglione, attenzione a Minocci, accelera il lotto del Foiano, serve Ruffini a sinistra. Uno contro uno ancora una volta con Rossi, ancora una volta Rossi alla meglio. Poi però finisce un'altra volta per sbagliare il rinvio. Il cross verso l'area di rigore pulisce tutto Alicontri. Poi Giannini prova a prolungare verso Berti. Scivola Berti nel momento del controllo del pallone. Poi fallo laterale è per il Firenze Ovest. All'altezza del 18° minuto di gioco del secondo tempo. Partita davvero in cui in questo momento può succedere di tutto. L'errore di Amerighi. Mi sembra un po' stanco. Poi Alabastri. Il lancio per Ruffini che arriva prima di Rossi. Ancora uno contro uno. Prova a accelerare Ruffini. Cross in area di rigore. C'è Alicontri a fare buona guardia. Poi rinvio per Amerighi.
che sbaglia ancora una volta il controllo. E il pallone che torna velocemente in possesso della squadra aretina. Rossi con le cattive ma senza fallo su Acatullo. Bennati di testa, appoggia a Cacioppini, gira un pallone complicato per Manchia che prova a restituirglielo. C'è Minocci in mezzo al campo a mettere d'ordine nella formazione del Foiano. Bravo ancora una volta Minocci, poi tocco è per Acatullo. Il raddoppio di marcatura a parte Firenze Ovest è efficace. Parte Tassi che va a puntare l'avversario, cerca di portare il pallone in avanti, poi lo butta verso l'area di rigore un po' a casaccio. Firenze Ovest che fa fatica, vedete, con la manovra ad arrivare nei 16 metri avversari. Rilancio di Goretti, salta Bartolozzi indisturbato, poi Tassi, Cacioppini di prima verso Acatullo, c'è Zefi però in netto anticipo. Giannini prova a domesticare un pallone complicato, c'è verso di lui Cacioppini, poi gran mossa ancora una volta di Minocci, pallone in verticale buonissimo per Ruffini in area di rigore e Ruffini mette alto di un soffio. Grande azione del Foiano, grande azione del Foiano con Minocci. Gran destro di Ruffini che non è riuscito a tenere basso il pallone. Mentre si appresta a entrare, credo, Cristian Ussia, difensore esterno del Firenze Ovest. Vediamo le scelte di Matteo Angiolini. Ma quando la palla capita a Minocci sono problemi per il Firenze Ovest. Perché Minocci, giocatore che sa cosa fare con il pallone. Lazio del 2001, ex Terranuova, filiere sinalunghese. Già vanta oltre 25 presenze in Serie D. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina fino al 2018, poi ad Arezzo. Giocatore davvero molto molto interessante. Tartaglione, tocca per Zefi, l'uomo dal codino. Poi ancora Tartaglione, ancora Zefi, eccolo qui. Spazio per Matteo Zefi sull'auto di sinistra. Di esterno il pallone in area per Berti, pallone buono. Costretto a uscire dalla rigore dalla pressione di Alabassi. Il tocco per Tassi che alza però un campanile di difficile gestione per i compagni. Mette fuori Bennati, poi Manchia. Spazio adesso davanti a sé, crampi per Bennati intanto, poi Rossi, arriva Bartolozzi su Acatullo, problemi per Bennati credo, crampi, mette fuori Bartolozzi e Bennati chiede il cambio probabilmente il difensore del Firenze Ovest che sembra dire basta. Eccolo qui il cambio, sì. Vediamo cosa sceglie Filippo Zacchei, mentre è pronto anche Cristian Ussia per il Firenze Ovest. Non ce la fa Bennati, problemi alla gamba destra, credo crampi o forse qualcosa di peggio per il difensore del Foiano, che verrà sostituito proprio alla metà del secondo tempo. Siamo al 22esimo minuto di gioco. Vediamo le scelte di Filippo Zacchei, potrebbe entrare De Santis, ex Cannara. Eh sì, è proprio lui, è proprio Luca De Santis, centrocampista del 2000, arriva in prestito dal Cannara con oltre 100 presenze in Serie D con la maglia degli Umbri. Si abbasserà probabilmente, vediamo se si abbassa Cacioppini nel ruolo di difensore, visto che De Santis è un centrocampista. Eh sì, mi sembra proprio che Cacioppini va a fare il difensore centrale accanto ad Alabastri e Tenti, e De Santis si è sistemato a centrocampo. Proprio lui va a colpire di testa De Santis, tocca per Minocci, prova ad accelerare, guadagna un fallo laterale. Sempre da stare molto allerta quando il pallone arriva al giocatore con la maglia numero 8 del Foiano. Fallo laterale, sarà battuto da Rossi. Ruffini si porta il pallone forse in fallo laterale, sì. Pericoloso in due occasioni Ruffini nel primo e nel secondo tempo. Eccolo qui, intanto cambio
esce Amerighi al 23esimo. Appunto, e ha detto entra, come avevamo annunciato, Cristiano Lussia, che va a sistemarsi credo a sinistra con Tassi, che diventa uno dei tre centrocampisti del Firenze Ovest. Abbiamo visto abbastanza stanco Amerighi, con tre o quattro errori non forzati consecutivi negli ultimi minuti. Se ne è accorto ovviamente anche Matteo Angiolini, che ha bisogno di forze fresche, mentre cala il buio qui a Brozzi. Forse c'è anche bisogno che si accendano le luci dell'impianto Paoli. Intanto ancora Minocci salta un avversario, poi prova il dribbling, forse chiede un fallo, non è di questo avviso il direttore di gara, sembrava abbastanza evidente l'irregolarità ai danni dell'ex giocatore di Terranuova. Poi Tenti va a difendere l'uscita del pallone e guadagna quindi rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo da parte di Goretti. Entriamo nei 20 minuti finali, 25esimo minuto gioco in questo istante, 20 minuti più recupero al termine, sempre 0-0 fra Firenze Ovest e Foiano, un risultato che alla fine fa comodo soprattutto agli ospiti. Tanto Manchia sbaglia il tocco, errore non forzato da parte del giocatore con la maglia numero 2 del Foiano, Zefi. Quindi tocco è per Bartolozzi, supera la linea mediana del campo, prova a cercare Berti che gira verso Tassi. Senza successo, tocco non preciso a quello da parte di Berti. Poi Mostacci non aggancia, attenzione al break delle Firenze Ovest con Tassi che si allunga troppo il pallone. Lo chiude quindi Gabriele Alabastri che va a suonare la carica per il Foiano. Pallone sul destro per Alabastri che potrebbe anche provare il tiro. Lo fa, ma è una pessima idea perché il pallone finisce in fallo di fondo. Si riprenderà con una rimessa in gioco dal fondo da parte delle Firenze Ovest quando sono 26 i minuti di gioco della partita. Intanto confermiamo la nuova disposizione tattica delle Firenze Ovest con Cristiano Lussia, che è un esterno, difensore esterno, sistemato a sinistra al posto di Tassi, che è andato a occupare il posto in mezzo al campo di Amerighi. Zefi sbaglia il tocco, regala il pallone a De Santis, poi Minocci, attenzione cosa inventa Minocci, salta li contri, Minocci dentro per De Santis, il dribbling sbagliato a parte di De Santis che poteva provare a calciare e ha sprecato un'occasione d'oro l'ex centrocampista del Cannara. Poi Tassi, forse si allunga troppo il pallone ma guadagna, fallo laterale, una spanna sopra gli altri Minocci in questa partita. Giannini cerca lo spazio probabilmente per il cross, glielo concede il Foiano, si va a cercare l'inserimento di Marseglia, poi palla che resta lì, Casciopini cerca di evitare il calcio d'angolo e non ci riesce, quindi quarto calcio d'angolo per il Firenze Ovest. E come detto, in queste circostanze la formazione di Matteo Angiolini è davvero un pericolo. Salgono ali contri, sale Rossi, sale Zefi, tutti e tre difensori centrali in area di rigore. Tutto il Foiano a protezione della porta di Goretti, parte il pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Zefi che non arriva per un soffio ma era liberissimo. E poi Tenti guadagna la rimessa dal fondo, ma ancora una volta pericoloso il Firenze Ovest sui calci piazzati con Zefi che aveva trovato bene il tempo ma non è riuscito a incocciare il pallone, era liberissimo il biondo difensore centrale del Firenze Ovest ex Chiantigiana. Ancora rinvio da parte di Goretti, ripetiamo, forse c'è bisogno di accendere le luci perché comincia a calare un po' il buio qui a Brozzi. Rinvio di Goretti, palla che supera la linea mediana del campo, si va a cercare a Catullo che prova a metterla giù, arriva De Santis, il fallo di Tassi, no, il fallo. Capito che ha segnalato il fallo in una direzione e poi l'ha segnalata in quell'altra. Vediamo che cosa dirà il direttore di gara. Credo che il fallo sia a favore del Foiano, vediamo se ho visto bene o no. Tanto un doppio cambio, cioè un cambio da una parte e un cambio dall'altra, pronto.
colpo al volto per Tassi. Eccolo qui, momento intanto per i cambi, quando siamo al 28esimo della ripresa. Punizione però a favore del Firenze Ovest, nonostante le proteste. Vediamo qui cosa decidono i due allenatori. Esce Manchia per il Foiano. Ed entra il numero 14, Federico Costantini. Per il Firenze Ovest invece esce Berti ed entra Torrente. Punta per punta nel Firenze Ovest non cambierà niente con l'ingresso di Lorenzo Torrente. Mentre per il Foiano l'ingresso di Costantini Federico, centrocampista dal buon fisico potenziale, che arriva dall'Arezzo, giocato anche nell'Accademia Calcio Roma, con De Santis che è andato a spostarsi esterno a destra e non è entrato Costantini in mezzo al campo. Queste le scelte di Filippo Zacchei. Mentre per quanto riguarda il Firenze Ovest non cambia niente, punta per punta con l'uscita di Lucio Berti e al suo posto è entrato Lorenzo Torrente. Una vita nel settore giovanile della Sestese, poi Tau Castelfiorentino e da quest'anno a Firenze Ovest. Già 3 gol segnati in campionato, decisivo dalla panchina contro la Fortis Juventus 2 settimane fa. Prova la stessa giocata Matteo Angiolini di fatto. Fallo laterale per il Firenze Ovest, Bartolozzi, poi Tartaglione. Tocca per Rossi, chiama il pallone Zefi, lo serve puntualmente proprio Rossi, sbaglia però il controllo Zefi, si allunga un po' la sfera, riesce comunque a mantenere il possesso della sfera, poi a sua volta a cambiare gioco verso Marseglia, palla che resta lì, poi rinvio di Rossi, Ruffini non aggancia, lo anticipa Rossi, non c'è fallo, Tartaglione, ancora lancio lungo verso l'area di rigore, c'è l'anticipo, facile facile di Tenti, che poi tocca proprio per il neoentrato Costantini. Quindi Ruffini, prova a accelerare, Ruffini, attenzione, passa Ruffini, salta due avversari, punta all'area di rigore, pallone verso Acatullo, la chiusura però di Zefi, puntualissima. E poi recupera il pallone De Carlo. Accelerato Ruffini, cambiato marcia, saltato due avversari, un buon suggerimento verso Acatullo, ma l'ottima chiusura di Matteo Zefi, che è già qui a superare, a suonare la carica per i suoi. Sul settore di sinistra avanza proprio Zefi, tocco verso Torrente che sbaglia però il tocco di ritorno. Poi Bartolozzi, arriva Catullo, mette pallone in fallo laterale. Anzi no, fallo laterale è per il Foiano. Tanto nuovo vantaggio del Mazzola e nuovo pareggio delle Filine, anzi ha ribaltato la situazione di Mazzola, poi però ha pareggiato il Filine con Vangi, quindi 2-2 fra Mazzola e Filine, raddoppio poi dello Zenit a Colle con Braccesi, pareggiato poi la Sinalunghese, mentre vince 4-0 la Baldascio contro il Prato 2000, ancora 1-1 fra Chiantigiana e Fortis Juventus. Un pareggio che non cambierebbe le sorti delle due squadre. Rinvio di De Santis, mette giù con eleganza Alicontri, un po' meno nel rinvio verso Torrente, poi Ussia in anticipo su De Santis, calcio e punizione a favore di Firenze Ovest. Ammonito anche De Santis per questo intervento, forse cartellino giallo in questo caso mi sembra un po' cattivello nei confronti del giocatore con la maglia numero 14 e numero 15 del Foiano. Mi sembrava un fallo cattivo questo da parte dell'ex giocatore del Cannara. Calcio di punizione quindi a favore della formazione di casa. Continuano le polemiche fra i giocatori, sono perfettamente inutili, soprattutto quelle del Foiano, che è inutile che stia lì a un centimetro dal pallone.
che dovrà ovviamente comporre una bella muraglia gialla. Quattro uomini in barriera per il Foiano. Sulla palla Bartolozzi e Rossi. Una vita per battere questo calcio di punizione all'altezza del 34esimo minuto di gioco della ripresa. Parte Bartolozzi, il suo destro sulla barriera, sarà calcio d'angolo. Non era una gran punizione comunque quella di Bartolozzi, sembrava che la palla potesse andare oltre la linea dal fondo. Sarà calcio d'angolo quindi per il Firenze Ovest, il quinto corner. Sulla palla ovviamente sia Bartolozzi che Tartaglione. Eccolo qui, pallone che parte dal settore di sinistra in area di rigore, ci arriva ancora una volta Zeffi, poi Giannini sul destro e salva sulla linea Minocci, salva sulla linea Minocci, un salvataggio che vale un gol questo, un salvataggio che vale un gol da parte di Minocci. Il sinistro, il destro di Giannini sembrava vincente e Minocci salva sulla linea bianca. Intervento davvero che vale un gol dopo un primo tempo in cui ha giocato meglio il Foiano, è stato pericoloso in due o tre occasioni. Nel secondo tempo sicuramente più determinato il Firenze Ovest, sia pure pericoloso solo sui calci da fermo, ma è un costante pericolo ogni volta che c'è una palla buttata nell'area di rigore del Foiano. Proprio Minocci adesso prova a ripartire, prova ad allungare un po' la propria squadra. Tocca per Acatullo che mantiene il pallone in campo e guadagna fallo laterale. Mentre è pronto un doppio cambio nel Firenze Ovest. Sto accenno però di aspettare Angiolini, non lo vuole fare ora in fase difensiva, giustamente. Quando sono 9 minuti al termine della partita, sicuramente più bello il secondo tempo rispetto al primo tempo. Acatullo, su di lui Marseglia. Acatullo tocca per il compagno, il cross in area di rigore, esce De Carlo. Con un brivido fa suo il pallone. De Carlo va a servire Bartolozzi. C'è ancora il lancio lungo per Torrente che ha tempo per controllare il pallone, puntare l'avversario, entrare in area di rigore. Poi c'è il fallo su Mostacci da parte di Torrente. E c'è il doppio cambio adesso del Firenze Ovest al 37esimo minuto di gioco della ripresa. Esce Tassi ed entra al suo posto Piazza. Mentre il secondo cambio esce Bartolozzi, tra l'altro già ammonito. E al suo punto vediamo chi entra, perché è stata una segnalazione sbagliata da parte delle dirigenti. Credo Sildi Lacti, sì, infatti. Giannini che resta attaccante accanto a Torrente e Sildi Lacti nel ruolo di trequartista dietro le due punte. Con due centrocampisti che sono Piazza e Tartaglione. Questo finale del Firenze Ovest che cerca ovviamente la giocata per vincere la partita, sarebbe fondamentale ovviamente la vittoria oggi per la formazione di Matteo Angiolini. Fallo laterale a favore del Foiano che adesso prova a rimettere il naso avanti, lo ha fatto poco in questo secondo tempo. Pallone verso l'area di rigore del Firenze Ovest, rinvio corto da parte di Rossi. C'è Acatullo che va a terra sull'intervento di Marseglia, non c'è fallo, si continua a giocare, si lotta su ogni pallone, calcio di punizione adesso invece, sì, a favore del Firenze Ovest. De Carlo
Si riparte da Rossi. La lunghissima battuta, troppo lunga, direttamente dalle parti di Goretti. Con Rossi che si è arrabbiato, Lorenzo Rossi del Firenze, si è arrabbiato con i compagni di reparto, con i compagni di squadra del reparto offensivo che non sono andati su questo pallone, che protestavano invece per la lunghezza del calcio di punizione. Visioni, Alabastri con le cattive su Giannini, non c'è fallo, si va a cercare Acatullo che prova a entrare in area di rigore, la chiusura però di Rossi non difficile, ottimo nelle chiusure difensive Rossi, probabilmente il migliore dei suoi, ma il migliore in senso assoluto. Resta Minocci a parer nostro. Norma del vantaggio, c'era fuorigioco da parte di Ruffini, si continua a giocare, parte un'occasione nel secondo tempo, Ruffini nel secondo tempo non si è mai visto. Mostacci, tocca per Acatullo che difende il possesso della sfera dall'attacco di Marseglia. Poi il cross di Rossi, decisamente troppo, fuori misura. Mentre entriamo in questo momento nei 5 minuti finali del match. Zeffi per Tartaglione. Adesso senza Bartolozzi, è ovviamente l'unico fulcro del gioco della formazione di Peretola. Ali contri, un po' indeciso sul da farsi, prova poi il lancio lungo, un po' morbido. Riesce a spizzare però Lacti, esce però Goretti. Cerca di far passare secondi preziosi adesso il Fogliano, che ovviamente, visto le difficoltà incontrate in questo secondo tempo, benedicirebbe il punto, il pareggio. Mostacci. Va al lancio per Ruffini, che però non è pronto. Mi sembra abbia un po' finito le banane l'11 del Fogliano in questa parte finale del match. Zeffi, che invece di banane ne ha ancora, continua a spingere. Torrente per Piazza, poi Zeffi riesce a mantenere il possesso del pallone sull'attacco di Minocci, poi il rinvio sbagliato di De Santis, pallone ancora in fase di possesso del Firenze Ovest che cerca di riguadagnarlo, poi però il fallo laterale è per il Fogliano. Sicuramente si è giocato di più in questo secondo tempo rispetto al primo tempo, non credo che ci sia un recupero particolarmente lungo, anche se ci sono stati 6 cambi. Pallone laterale, colpo di testa di Zeffi, caccia il pallone, era Giannini, ma lo rubera poi Rossi che va a cercare Ruffini, c'è l'anticipo di Ali contro, attenzione De Carlo che fa passare il pallone e poi si allunga e ha rischiato veramente enormemente De Carlo nella situazione con Ruffini che ha provato uno scatto furibondo. De Carlo si è salvato, un brivido. Questa parte finale della partita con il Firenze Ovest adesso in proiezione offensiva a cercare il gol della vittoria. Pallone verso Torrente, poi il pallone per Tenti sull'incursione di Marseglia, non sbaglia Tenti, mette pallone in fallo laterale. Cambio per il Fogliano, entra con la maglia numero 18 Pagliaro ed esce Acatullo. Entra Samuele Pagliaro, ragazzo del 2003, cresciuto nel settore giovanile dell'Aquila Montevarchi, poi per lui un'esperienza anche al Cortona Camucia. Entra per dare chili, muscoli e freschezza al centrocampo del Fogliano, che adesso gioca con una punta sola, vale dire Ruffini, gli ultimi minuti a difendere il risultato di 0-0. Quando mancano 2 minuti al 90esimo, tendiamo ovviamente anche la segnalazione di recupero. Sarebbe sicuramente un buon punto questo per il Fogliano, che tiene a distanza la zona play-out.
affronterebbe nel migliore dei modi il derby di domenica prossima con la Castiglionese. Ricordiamo che poi la partita decisiva probabilmente per il Foiano è quella con la Chiantigiana fra due settimane. Poi avrai la Colligiana alla penultima e all'ultima giornata, come l'anno scorso, la sfida di Anghiari con la Baldaccio Bruni, che l'anno scorso fu una sorta di spareggio per la salvezza, vinto di fatto dal Foiano che non andò ai play-out. Tanto il cross di Ussia in area di rigore, allunga bene però la traiettoria della sfera Pagliaro e mette il pallone in fallo laterale, anzi no, lo tiene in campo Marsiglia, poi piazza. Quindi Rossi, adesso un occhio alla partita e un occhio anche al cronometro, ultimo minuto più recupero. Torrente non riesce a mantenere il possesso della palla, poi Mostacci, forse toccato duro, sì, da parte di Marsiglia, ottiene quello che vuole, cioè il calcio di punizione a suo favore che fa passare secondi importanti, con Filippo Zaccai che fa cenno ai suoi giocatori di battere lungo, di allontanare il pallone. 30 secondi al 90esimo, si appronta anche la segnalazione, teniamo un occhio anche il dirigente accompagnatore del Firenze Ovest Matteo Ademollo, ex giocatore simbolo del Firenze Ovest per tanti anni e ora dirigente accompagnatore della prima squadra della società della famiglia Colzi. Eccolo qui, è pronto Ademollo a segnalare il recupero. 5 minuti di recupero, come al solito non ci azzecchiamo mai nei minuti di recupero. Ci sembrava che le due squadre avessero giocato di più rispetto al primo tempo, invece no, sono 5 i minuti di recupero, quindi ancora lunga. Giannini recupera un buon pallone sulla tre quarti, si muove Sildilacti sullo spazio, forse il fallo si ripagliaro, inutile in questo caso perché non aveva grandi spazi davanti a sé il giocatore del Firenze Ovest, ingenuità da parte del giovane centrocampista del Fogliano Pagliaro. Classe 2003 si è vista tutta in questa circostanza. Calcio e punizione per il Firenze Ovest che adesso cercherà di sfruttare al massimo questa opportunità portando sia Licontri che Rossi che Zefi in area di rigore avversaria. E su queste occasioni l'abbiamo visto più volte, il Firenze Ovest sa essere molto pericoloso. Allo scadere del primo minuto dei 5 di recupero concessi dal direttore di gara signor Cremone di Pisa, parte il calcio di punizione del Firenze Ovest, palla tagliata in area di rigore, Alicontri tocca il pallone ma lo mette di fatto fuori dall'area di rigore, poi lo recupera però ancora il Firenze Ovest con Marsiglia. Grande giocata, scusate, Sildilacti entra in area di rigore, Lacti, il cross per Torrente che può calciare, la palla deviata da Alabastri, salvata di fatto in questo finale. Ancora un corner per il Firenze Ovest che su questi calci piazzati è tremendamente pericoloso. Non ha trovato mai le contromisure il Foiano in questa partita sui calci piazzati. Firenze Ovest che ha avuto difficoltà a entrare in area di rigore avversaria, ma lo fa con i calci piazzati, con i calci d'angoli e sa mettere davvero in ambasce la formazione foianese che si è salvata in due o tre occasioni davvero per il rotto della cuffia. Lacti, che ha dato sicuramente un'impronta in questo finale di partita. Goretti non riesce a lanciare subito Rufini che si era sganciato in contropiede, ma c'era la pressione su di lui di Alicontri. Poi rinvio di Marsiglia, poi Cascioppini, quindi Zefi. Se ne sono andati 2 minuti e mezzo dei 5 di recupero. Fallo di Torrente abbastanza evidente su Mostacci. Calcio di punizione a favore del Foiano che cerca di spezzare un po' i ritmi. ...120 secondi al termine di questo Firenze Ovest Foiano che non ha deluso le attese, sono mancati i gol per ora. La partita è stata bella e combattuta, soprattutto nella ripresa. Meglio il Foiano nel primo tempo, meglio il Firenze Ovest nella ripresa. Avanza intanto Alabastri. Baglia De Santis, regala il pallone al Firenze Ovest. Pallone laterale battuto da Zefi per Piazza. Pallone corto per Tartaglione. Poi ancora Zefi.
prova a buttarlo in avanti, c'è però Mostacci a recuperare il pallone, poi cambia gioco cercando Ruffini che invece era andato verso la porta, poi Rossi ributta il pallone in avanti, in the box si va a cercare Torrente, pallone sfila dalle parti di Ussia e arriva fino dalle parti di Goretti. Poco più di 60 secondi al termine. Ecco il rinvio di Goretti. Lacti recupera un buon pallone, va a puntare l'avversario. Attenzione a Lacti perché accelera e guadagna questo fallo laterale in quella che potrebbe essere l'ultima azione della partita. Vedete il cronometro, 49 minuti e 10 secondi già passati. Si muove anche agli contri in fase offensiva, ma sbaglia tutto Torrente. Regala il pallone al Foiano che cerca di far passare questi ultimi secondi. Prezioso questo recupero da parte del Foiano, ma è vicino al risultato che voleva la vigilia, quello del pareggio. Firenze Ovest che ha spinto molto con il cuore nella ripresa, pericoloso quasi esclusivamente sui calci piazzati, ma molto pericoloso per due volte vicinissimo al gol del vantaggio. Fogliano pericoloso in due circostanze, nel primo e nel secondo tempo, con il qui inquadrato Ruffini che va a cercare la pressione su Rossi. C'è il fallo da parte di Ruffini e l'ultima azione della partita. Arriverà credo il triplice fischio, sì, in questo momento. Finisce 0-0 fra Firenze Ovest e Foiano. Firenze Ovest non riesce il risultato che voleva e Foiano è sicuramente più contento. È davvero tutto qui dal Brozzi e dal Paoli di Brozzi, anche per le riprese di Valerio Ricci. Un saluto e un ringraziamento da Andrea Labbate. A presto sugli schermi di TV Prato.